Proteggiamo la meccanica del camper dal freddo dell'inverno. Qual è il miglior giorno per parlare del freddo dell'inverno? Guardate l'alito, la nuvoletta che si forma davanti all'alito. Fa freddo fuori, davvero. Piove, anzi nevischia. Sì. In questo momento sono esattamente 0 gradi qui da noi. E quale miglior momento appunto di tornare sull'argomento inverno? Perché tornare? Perché abbiamo comunque già parlato in un video precedente, vi mettiamo il link qui sopra, rispetto appunto a quello che noi facciamo, cerchiamo di fare per proteggerci dal freddo, no? Esatto. In quel video lì in realtà lo facevamo pensato alla la vacanza, la vita all'interno della cellula, cioè, non sentire freddo noi, però in realtà è proprio anche il camper stesso, no, che patisce il freddo. E che quindi, sia in viaggio, sì, che sia rimessato al chiuso, che sia rimessato all'aperto, l'inverno arriva e bisogna tenerlo presente, no? Quindi apportando tutte quelle accortezze che servono appunto per evitare che questo possa rovinare in qualche maniera la meccanica, anche la meccanica del camper stesso. Esatto. No? Ma non solo, anche gli pneumatici, insomma ci sono una serie di cose da fare che sono importanti, andiamole a vedere. Esatto. Partiamo dal cofano e innanzitutto aperto, esatto, dalle vaschette del liquido per pulire i cristalli, no? Esatto, per il tergicristallo. Oh. Col freddo, lo sappiamo tutti, cioè basta poco e si ghiaccia tutto. E c'era non è il vecchio rimedio della nonna di mettere in gocce della nonna. Magari vabbè, questa era l'alcol, la nonna, in realtà è l'alcol per evitare di ghiacciare. Esatto, però esistono dei prodotti specifici che non solo evitano appunto che si possa ghiacciare il contenuto e quindi, ma preservano, diciamo, anche quelle che sono le guarnizioni, gli ugelli da dove appunto sì, il liquido esce. Anche la parte, le spazzole del tergicristallo, insomma. Che tendono col freddo a spaccarsi, soffrono il freddo anche loro. E più che altro anche un'importante azione di detersione proprio sulla superficie del vetro, perché la cosa più fastidiosa che succede in inverno, perlomeno nel nostro caso, quando siamo alla guida, quello che possiamo riscontrare è che con una giornata come oggi, magari sui tratti autostradali, non tanto la pioggia, ma è lo schizzo dello sporco che risale dalle ruote quindi, nei piedi avanti. Quindi diciamo che questi servono anche per sgrassare i vetri, per pulire, no? Ecco, esatto. Per pulirli bene, una buona deterzione. E ci sono dei prodotti, appunto, abbiamo detto, specifici. Per temperature sotto zero. Ce ne sono ovviamente di varie tipologie, arrivano anche a quelle temperature estreme da Siberia, no? Da trasmissione, no? Su Real Time. Da steppa siberiana. Ovviamente, allora, non è il nostro caso, però voglio dire, andare anche sotto i 10 gradi sotto zero non è poi così tanto difficile, esatto. Basta andare in montagna, ecco. E trovare quindi mi raccomando, scegliete quello adatto al posto dove volete andare, così evitate insomma problemi, no? Assolutamente sì. L'unica accortezza è che quando fate questa operazione di sostituzione, perlomeno per i prodotti che abbiamo utilizzato noi, svuotate completamente sono le dei vaschette. Prodotti che non sono in diluizione, ma sono dei prodotti da utilizzare puri al 100%. Sì, esatto. Pertanto avere l'accortezza prima di svuotare completamente l'impianto dall'acqua e quello che c'è. E cominciare già subito a schizzare, così entrano già anche tutte dentro ai canali, insomma. Esatto. Si dice, in modo tale che anche quelli evitano di ghiacciarsi, perché se non si ghiaccia la vaschetta ma si ghiaccia il condotto è inutile che possiamo stare di lì 3 giorni. Sembra che sfanali. Ma sempre con il cofano aperto andiamo a guardare il liquido per il radiatore. Tanto che siamo a che fare con i liquidi, non ci basta la pioggia che ci cade in testa. Pensiamo anche al liquido del raffreddamento. Sì. Che non serve soltanto per raffreddarlo, per cui da fare attenzione durante l'estate, ma anche in inverno. Sì. Esistono in varie tipologie, sono riconoscibili dal colore, che sono degli standard internazionali. Per questo fa riferimento ognuno al proprio libretto di sua manutenzione, o per chi ha ancora dubbi al vostro meccanico, non cosa mai. Che facciamo noi tranquillamente, che rompiamo l'anima, sì. Per fare questo. Questi liquidi, ci sono dei liquidi specifici appunto per mantenere, addirittura arrivare fino a meno 38, sì. Per cui senza evitare problemi sotto questo punto di vista. È possibile fare una sostituzione completa o parziale del liquido, ma una cosa che noi ci siamo premuniti è di utilizzare sempre dietro una piccola confezione rabocco. Sì. Faremo un video sulla cassetta degli attrezzi, ci siamo già consultati nella nostra community, perché
per capire quello che è utile. No? Esatto, da avere sempre con sé per essere poter intervenire in ogni condizione. E questa confezione, che è da solo 250 ml, compatta e leggera, è la soluzione ideale, perché proprio per fare il rabocco quando serve è la soluzione ottimale. In questo caso la versione poi è la versione universale, per cui in questa poca quantità può essere utilizzata un po' con tutti i colori, insomma. Sì, sì, e poi appunto mi raccomando, quando andate a fare rabocco, ricordatevi tra la tacca del minimo e del massimo di stare a metà, così almeno più o meno. Esatto, sì, si ammortizzano un po' le più o meno cambiamenti di livello, anche delle didatazioni che cambiano, esatto, in base alla temperatura che c'è attualmente all'interno del liquido. Mi raccomando, col freddo non scordatevi l'antigelo per le acque grigie, perché sennò è un problema. E qui vorremmo mandare un messaggio fresco fresco a un utente della nostra community, che è anche un amico nella vita reale, che ha avuto questo piccolo inconveniente. Neocamperista alla prima uscita in montagna e ha avuto questo inconveniente. Anzi, con del gelo sulle acque grigie. Sì, anzi, con l'occasione, e vi vogliamo ricordare appunto che la nostra community è una community molto attiva, la quale vi che invitiamo, si chiama? Community di 5 in camper, ci trovate su Telegram. Perfetto. Vi invitiamo appunto a venirci a trovare, perché oltre a fare amicizie o a incontrare amici magari che già conoscete, no? Ne farete. Ma serve delle anche per chiedere aiuto. Infatti Luca, ormai lo diciamo, scusaci, non diciamo. Luca, che ha avuto questo problema, l'ha condiviso sulla community, ha trovato subito dei consigli pratici e ha risolto nel giorno qualche minuto. Ecco. Ma tanto che siete su Telegram, iscrivetevi al nostro canale di offerte, dove noi segnaliamo tutto quello che riteniamo utile avere. E si chiama Offerte per Camperissimi, se non l'avevi detto. E appunto, oltre servono le mogli per ricordare cose. Oltre appunto a tutti i prodotti che vedete nei nostri video, segnaliamo anche tutto quello che per noi può essere utile per la vita in camper, ma non solo, sempre con un occhio al prezzo. E torniamo quindi a prevenire il ghiacciarsi delle acque grigie. Allora, il primo indiziato è la valvola, il rubinetto, la ghigliottina, quello che avete per l'apertura. Sì. Alcuni consigliano di tenere leggermente sfessurato. Tenerlo aperto e che goccia con un tenitore magari sotto. Tenere sotto un secchio, un roll tank come quello che abbiamo noi, o in alcune strutture che sono predisposte hanno direttamente lo scarico in piazzola. Sì, esatto. Questo è eviterebbe il problema, perché non c'è deflizione. Esatto. Ovviamente i fortunati che hanno il doppio pavimento hanno i serbatoi riscaldati, non hanno questo problema, ma per chi non ce l'ha, potrebbe essere utile un antigelo. Noi abbiamo trovato questo su Amazon, tre vale disponibili, non conoscevamo il marchio, ma ci siamo così, l'abbiamo preso dalle recensioni positive. Anche in questo caso è un prodotto che appunto previene il ghiacciarsi delle acque grigie, ma anche di quelle nere, pensiamo, perché al nautico, perché la cassetta è meno problematico, perché la cassetta quantitativa è poco, è più interna, è meno esposta. Sì. E anche in questo caso basta fare riferimento alla diluizione alle temperature. Questa addirittura è garantito fino a meno 38 gradi, con una diluizione importante al 50% tra acqua e prodotto antigen. Però ecco, questa è una soluzione che può evitare di rovinarsi le vacanze. Eh sì, perché pensate se non potete scaricare e ci avete i serbatoi pieni, è ora di tornare a casa. Si fa presto. Ora ci spostiamo leggermente, lasciamo perdere i liquidi, ma pensiamoci ai solidi. Sì, esatto. Alle ruote in questo caso. Facciamo una piccola anticipazione, ci occuperemo in modo molto specifico degli pneumatici. Sì, perché è un aspetto molto importante, delicato, che riguarda la sicurezza. Assolutamente per cui merita di spendere del tempo per dei video dedicati con persone competenti, per cui questa piccola anticipazione arriveranno a breve. Tra l'altro approfittiamo per dire, per non perdervelo, l'appuntamento oramai lo sapete, ve lo diciamo sempre, alle 18:30 del giovedì, ma per evitare di dimenticarvelo iscrivetevi al canale attivando la campanella, così vi arriverà la notifica, evitate di scordarvelo. Un'operazione che è bene fare magari in occasione di un cambio del cambio gomme, o in generale per un cambio stagione, fare una bella pulizia. Sì. L'estate è il momento di maggiore utilizzo del camper, si sfrutta di più,
piove poco, ci sono poche occasioni di, magari lo si lava di meno e si deposita la maggior parte del ferrodo, cioè il residuo ferroso no? Ecco. Su tutti gli organi, i cerchi in particolare, i cerchi poi dei nostri camper, sì. Specialmente per chi non ha non ce l'ha in lega, sono anche abbastanza porosi, tendono a trattenere questi residui e il migliore per detergerli è utilizzare dei prodotti specifici. Assolutamente appunto. Sì. Noi ne abbiamo trovato uno che proprio fa da iron remover, cioè proprio è fatto apposta per rimuovere questi residui, sì, appunto. Sì, lo fa in maniera chimica, quindi poi crea una sorta di un prodotto che tipo di una patina, insomma. Esatto, sì. E quindi poi viene sciacquato, non è tossico, quindi è veramente un prodotto di ottima qualità che comunque vi aiuta a preservare tutta la meccanica che riguarda appunto gli organi. Esatto. Ma spostandoci invece sulle gomme, pneumatici, che cosa è importante? Anche questi soffrono il freddo, no? Soffrono il freddo, soffrono lo stare fermi per tanto tempo, soffrono l'ovalizzazione, alcuni utilizzano dei supporti specifici, li abbiamo pubblicati anche sul nostro canale. Sì. Li abbiamo visti per adesso, abbiamo forma di solo conchetta. Di fiamma, l'abbiamo visti, fanno una conca per far sì che il peso scarichi più possibile, uniforme, esatto, no? E mantenere la forma dello pneumatico più naturale possibile. Ma non solo, ci sono dei prodotti che servono anche proprio a proteggere proprio lo pneumatico, e che può essere utilizzato sia in diluizione sia puro, proprio per fare anche proprio il nero delle gomme, no? Ma per chi non è così appassionato di detailing, no? Perché magari dice per il che magari vuole risparmiare qualcosina, lo usa al 50% diluito, di diluizione, perché questo prodotto è in grado appunto di proteggere e prevenire la formazione di quelle grinze, quelle crepe che si formano sulla spalla, sulle spalle delle gomme. E quindi insomma è anche un modo, anche questo, insomma, non solo di sicurezza ma anche di risparmio. Esatto. Comunque insomma, anche se dura più, perché no? Beh, finalmente abbiamo finito, onestamente. A differenza di tutte le altre volte, non vedevamo l'ora di toglierci da qui sotto. Fa un freddo terribile. C'è nevischio, fa freddo, siamo sotto l'ombrello. Finalmente, basta, chiudiamo il cofano. Il lavoro qui è finito. E a questo punto, che resta altro da fare? Scriveteci qui sotto nel box dei commenti cosa ne pensate di queste soluzioni. Se avete anche qualche suggerimento, perché non fa mai male, noi siamo sempre pronti ad accoglierli molto, molto positivamente. Esatto. E l'appuntamento tanto rimane sempre come qui, nel prossimo episodio su 5 in camper. 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 5